diretta a questa assemblea. Se non c'è nulla in contrario, lui prosegue. Se c'è qualche qualcuno vuole, siamo d'accordo, sì. Non c'è nulla in contrario, può farlo? Sì, fanno una trasmissione che poi trasmette. Poi sono del quartiere poi, quindi. Allora, scusate, questa sera abbiamo la seconda assemblea pubblica del quartiere. Abbiamo dei problemi che io ho portato nel giorno, sono dei problemi che qui mi sono stati segnati dai residenti. Poi abbiamo un vari eventuali, come tutti quanti potranno dire eventuali altre. Io quello che mi raccomando che sia un'assemblea, non dico, non si inneschi tra voi le discussioni, le diatribe, perché noi proiettiamo l'ordine del giorno, lo presentiamo, poi passiamo, diciamo, il microfono a chi vuole intervenire, però una alla volta, qualcun altro vuole replicare, alza la mano, diciamo, l'importante è che non si innesca una diatriba tra di noi, perché se no non arriviamo, soprattutto con il presidente, ma io sono squadrato, non ho problemi. Allora, possiamo iniziare? Allora, questi sono i punti del giorno che andremo a porre così dopo. Allora, discussione elaborato di riqualificazioni di abilità di scuole di volta e traverse. Poi abbiamo precarie condizioni di sicurezza di Esampio Decimo, precarie condizioni di sicurezza di via Togliatti, che è di mancanza stagionale, riscatto da parte dei proprietari del diritto di proprietà di superficie terreno sulle abitazioni acquistate in cooperativa zona PEP Marina di Sotto. E qui dopo avremo dei rappresentanti che ci sporranno con il problema. Rifacimento asfalto attraverso i costruttori, mentre di chiesto sottoscritte più volte di proposta alla regione comunale. Degrado area pronte con le tracolci, sono messo in risposta alla richiesta comunale per possibile uso, aree come verde pubblico gestita da apposta associazione del quartiere. Apertura del via del Perugino verso via Togliatti e l'eliminazione della raccolta rifiuti 174 bidoni in mezzo alla strada. Presentazione e gestione mercatino ecosostenibile. Sono quello la signora Cinzia. La signora poi ci va a presentare un mercatino ecosostenibile, vogliono fare lì di fronte alla scuola Media Pozzi. E quindi se verrà la signora ce lo presenterà e vediamo cosa vuol fare, se no rimane qua con me. Poi abbiamo, in ultimo abbiamo problemi di abilità e correggio dei serpieri. Poi dopo abbiamo anche qui diciamo dei rappresentanti poi vari eventuali per chi no, allora possiamo andare avanti, vediamo un attimo. Allora scusa, adesso per quanto riguarda l'elaborato della ricostruzione di se ne è occupato Ernesto che ha dato l'incarico al allora me ne dovevo interessare io. Poi invece ho trovato uno che nel quartiere che laureando proprio in questa branca, quindi il dottor D'Angelo Simone ha fatto uno studio con quello che è via Volta e le traverse via Volta, quindi ci presenterà lo studio che non fa. Cioè non è sono delle proposte, e qui voglio premettere una cosa, cioè, il problema di via Volta non nasce oggi, è un problema che è lungo, però è stato un attimo presentato, dibattuto ancora prima dell'incremento di questa amministrazione. A marzo dell'anno scorso il vice sindaco si promise che sarebbero intervenuti per la riqualificazione di Catelli, di via Volta. A noi ci sta fuori perché a volte è una via che sta che c'è, è la via di presentazione dei vecchi vestiti, come non siamo una città turistica, quindi via Volta ha detto riqualificata. Adesso appunto il dottore ci farà alcuni suggerimenti di come potrebbe essere qualificata, e molestando già quello che è stato già promesso e detto di fare da parte del comune. Chiaramente la parcella fa il comune. Allora, grazie a tutti, mi presento, sono D'Angelo Simone, per chi non mi conoscesse,
vorrei fare un ringraziamento al comitato di quartiere, al presidente Sogni, al Ernesto Piccini, per la possibilità di essere qui questa sera a tenere questa presentazione su, vedete da titolo, viabilità e sicurezza stradale in via Alessandro Rocca. Alcune premesse doverose, questa qui non è una relazione tecnica, non è un progetto preliminare di come dovrà essere via Volta, è semplicemente uno spunto per una riflessione congiunta, sicuramente migliorabile. Andremo a vedere una serie di criticità della via e delle traverse e andrò a presentare alcune soluzioni che diciamo toccano due aspetti fondamentali che sono il rapporto costi-benefici e i criteri della buona progettazione. Per correttezza i riferimenti usati sono quelli classici della normativa tecnica di settore, il manuale e, siccome ci stiamo occupando di strade, il codice della strada. Andiamo avanti. Allora, il contesto urbano e infrastrutturale di Via Volta penso lo conosciamo tutti quanti. Importante asse viario sull'asse nord-sud. Quello che però mi interessa, o meglio ci interessa da un punto di vista tecnico, sono tre punti, cioè l'ambito tecnico di cui fa parte Via Volta, cioè una strada locale di tipo F, la forte variazione dei flussi veicolari su tutta la via e, conseguente a questi due punti principali, una domanda di sicurezza crescente. Questi sono i punti che tratteremo, diciamo, più nello specifico. Allora, dicevamo, Via Volta è una strada locale di tipo F in ambito urbano per la normativa. La normativa, queste sono diciamo slide prese direttamente dalla normativa tecnica. La normativa tecnica ci dice che per una strada come Via Volta, dove abbiamo il doppio senso di marcia e due file di stalli per auto parallele e in colonna, la larghezza della carreggiata, quindi dal bordo del marciapiede a bordo del marciapiede, deve essere di 9,50 m, mentre per il doppio senso di marcia dobbiamo avere una larghezza per ospitare entrambe le corsie di 5,50 m. Andando a vedere invece le attuali caratteristiche geometriche di Via Volta, prese diciamo in due punti caratteristici, andiamo a vedere che le misure attuali sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle della normativa. Qui abbiamo l'esempio di fronte a Residence Villa Spina, quindi all'altezza dell'incrocio con Via Giovenale, dove la larghezza per le due corsie per ospitare il doppio senso di marcia è di 5,20 m, non molto. Cambia però di fronte all'hotel Giancarlo in prossimità di incrocio con via Cicerone, dove la larghezza è di 4,70 m, cioè manca quasi un metro per avere un corretto doppio senso di marcia. Tra l'altro, per quanto riguarda i parcheggi, sono stati diminuiti, il parcheggio dovrebbe essere di 2 metri, in Via Volta lo troviamo di 1,90 m. Quindi sono stati elevati 10 cm per lato sui parcheggi per cercare di guadagnare spazio per il doppio senso di marcia. Okay. Adesso andiamo a presentare una serie di criticità. Dicevo, per ogni criticità ci saranno delle soluzioni a costo relativamente zero per l'amministrazione comunale o soluzioni leggermente più costose. Le soluzioni che andremo a vedere, ci tengo a sottolinearle, non sono soluzioni perentorie, definitive, cioè o questo o niente. Sono soluzioni che devono dare l'idea di quello che si può fare, di quello che si potrebbe fare per migliorare la situazione della viabilità. Lì in foto l'avete già visto, c'era un veicolo in sosta di data perché... Allora... Ok, questo è l'incrocio tra Via Volta e Via Cicerone, ok? Qui abbiamo un veicolo in sosta, chiaramente questa è una sosta selvaggia, che va ad occupare in parte l'attraversamento pedonale e qui ci sono dei parcheggi per i motorini.
questo tipo di sosta non va a pregiudicare soltanto, diciamo, il corretto utilizzo della strada da parte del pedone che si trova occupata la striscia pedonale dal veicolo, ma va a inficiare anche la sicurezza per chi da via Cicerone si mette su via Volta, perché questo veicolo qui costruisce la visuale e quindi può creare un rischio per chi si mette sulla strada principale. Andando avanti, infatti, abbiamo il problema degli incroci su via Volta, dove molto spesso la visuale viene costruita da questi veicoli in divieto di sosta, e tra l'altro c'è la mancata tutela del pedone che trova a occupare le strisce pedonali. Vi sfido a trovare questi segnali su via Volta, il divieto di sosta bene o male lo troviamo da qualche parte. L'attraversamento pedonale non è segnalato in nessun caso. Questo segnale di pericolo il codice della strada ce lo dà soltanto per strade dove il limite di velocità è superiore ai 50 km orari, ma permettetemi di dire che qualora un attraversamento pedonale si trovi dietro una curva, anche in ambito urbano, l'utilizzo del segnale di pericolo non è affatto superfluo. Un tipo di soluzione per evitare che le auto sostino dove non possono e quindi ostruiscano la visuale, ostruiscano il passaggio del pedone. Si mette un vigile a controllare. È quello del dissuasore di sosta. Allora, per quanto riguarda i dissuasori di sosta, ormai ne esistono di vari tipi, varie forme, dimensioni, li possiamo realizzare in gomma, cemento, plastica, questi li possiamo fare nei modi più disparati. Questo qui è un tipo di soluzione che dicevo prima, è una soluzione a costo zero, relativamente chiaramente a costo zero, perché domani mattina se volessimo gli operai della multiservizi possono andare direttamente a installare questi dissuasori di sosta con un costo assolutamente contenuto per l'amministrazione comunale. Una soluzione invece sicuramente più onerosa è quella che andiamo a vedere adesso. Questa qui a sinistra è un'immagine tipo della situazione attuale, dove abbiamo una strada principale, una traversa, degli attraversamenti pedonali non tutelati e abbiamo anche un parcheggio per motorini che serve a, diciamo, a permettere una visuale migliore per chi dalla traversa si mette nella strada principale. Una soluzione sicuramente più onerosa è quella di allargare la sezione del marciapiede anche per ospitare degli scivoli per i portatori di handicap che su tutta via Volta sono assenti. Questo tipo di soluzione permette anche di avere dell'arredo urbano, quindi del verde pubblico, una fioriera piuttosto che una panchina, insomma sull'arredo ci possiamo sbizzarrire, e quindi sono permesso anche di inserire un dosso artificiale. Poi lo vedremo alla fine, questo tipo di dosso comunque resta una soluzione particolarmente stringente dal punto di vista della normativa, ma eventualmente si potrebbe anche inserire un dosso. Qui, con questa soluzione qui, sono tutelati gli automobilisti, che hanno sicuramente la visuale chiara, mettendosi e impegnando l'incrocio, ma sono tutelati anche i pedoni, che veramente non trovano più le strisce occupate dai veicoli in costa di data. Sempre parlando di attraversamenti pedonali, c'è il caso degli attraversamenti pedonali sul lungomare e in prossimità degli incroci con via Catullo, via Giovenale, via Orazio e via Ovidio. Qui c'è riportata la foto dell'incrocio tra via Catullo, che è questa qui dove leggete male lo stop, ma questa è la situazione attuale, e il lungomare. Ho riportato questa foto perché poi è uguale per tutte le altre traverse. Qui però, tra l'altro, abbiamo una palma che va a coprire il segnale di stop che si vede e non si vede, e dietro alla palma abbiamo l'attraversamento pedonale. In questo caso cosa succede? Che chi da via Catullo si mette sul lungomare, giustamente guarda solo a sinistra perché il veicolo guarda a sinistra, ma se poco poco parte un po' in accelerata, girando lo sguardo si ritrova immediatamente un attraversamento pedonale dietro una palma. Anche qui soluzioni a costo zero per l'amministrazione comunale, prevede semplicemente lo spostamento dell'attraversamento pedonale a monte dell'incrocio. Quindi l'attraversamento pedonale, che attualmente si trova tra l'edicola e la palma, andrebbe messo a monte dell'incrocio, dove vicino attualmente c'è la fermata dell'auto, questo per intenderci.
la passaggio della parola. Come adesso? Adesso sì. Che non si attualmente qui se dovessi la soluzione è quella giusta. Che quella fatta attualmente non è, non è il massimo della sicurezza stradale per il pedone e per l'automobilista. Tra l'altro è anche dietro una palma, quindi insomma la visuale non è chiara per nessuno. Quindi qui per intero ci siamo di fronte al caffè Morini per dare qualche riferimento. Torniamo un attimo sugli incroci, questo è l'incrocio tra via di Bullo e via Volta, questa è via Volta, questa qui è via di Bullo. Incrocio pericoloso per una serie di motivi, qui siamo alla fine di via Volta e per tutta via Volta l'automobilista cammina con diritto di precedenza sulle traverse che sono strade secondarie rispetto a via Volta, arrivato alla fine di via Volta il diritto di precedenza invece passa a via di Bullo, quindi lo stop attualmente è qui su via Volta. Incrocio pericoloso perché qui tra l'altro abbiamo anche l'innesto di via Trento, qui dalla foto non si vede ma alle spalle, diciamo, alle spalle della foto c'è via Trento, che tra l'altro è dietro un sottopasso ferroviario. Il sottopasso ferroviario che per tua natura costruisce la visuale generale. Tra l'altro qui mi permetto di dire che la segnaletica verticale, quindi i segnali stradali e la segnaletica orizzontale, le strisce bianche, sono scarse se non insufficienti. Tra l'altro qui è stata realizzata una toppa di asfalto, qualche tombino, quindi già la segnaletica in parte è andata persa. Anche l'illuminazione lo vedremo tra poco, non è il massimo. Una soluzione per ovviare a questa criticità, soprattutto quando d'estate chi da via Voltatorni via di Bullo prende per sbaglio contromano via di Bullo, ma anche le biciclette, molte volte le biciclette vanno dritto, gli automobilisti che invece sono costretti a girare rischiano di tagliare la strada alla bicicletta che fa infrazione. La via di Bullo, tra l'altro, molte volte, anzi spesso, la via di Bullo si gira verso via Volta quando questa manovra non è consentita. Questa qui è la soluzione attuale, quindi questa qui è via di Bullo, questa è via Volta con lo stop, qui abbiamo il sottopasso ferroviario e questa è via Trento. Una soluzione a costo zero per l'amministrazione comunale è quella di potenziare la segnaletica verticale, quindi un aumento degli obblighi di direzione, anche installando delle lampade lampeggianti gialle, quindi l'automobilista presta più attenzione, un aumento della segnaletica orizzontale, quindi per intenderci le strisce, attualmente è assente ma si potrebbero prevedere degli indicatori di direzione, e in ultima analisi si potrebbe anche prevedere un cordolino di materiale plastica misto gomma, questo sarebbe essenziale, dice il Presidente. Questo cordolino in cresta non è alto più di 5-6 cm, quindi questo non reca nessun danno qualora un automobilista per sbaglio ci dovesse passare sopra. Altre soluzioni le vediamo. Altra soluzione a costo zero potrebbe essere quella di cambiare il senso di marcia su via di Bullo. Cioè chi percorre via Voltatorni prosegue dritto su via di Bullo e arriva a Lungomare. Anche qui potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale, questo senz'altro, e direi anche un potenziamento dell'illuminazione pubblica, perché lo vedremo, l'illuminazione è fondamentale per la sicurezza stradale. Rimarrebbe comunque un incrocio di un certo livello, diciamo così, perché comunque qui c'è uno stop che permette a ambo le direzioni, c'è via Trento, c'è via Voltatorni che si messa su via Volta, rimane comunque un incrocio, diciamo, importante. Un'altra soluzione un po' più impegnativa a livello economico, l'abbiamo già visto prima, allargamento della sezione del marciapiede, quindi il pedone è tutelato, ma è tutelato anche l'automobilista perché i restringimenti della carreggiata provocano a livello visivo l'impatto che induce l'automobilista a rallentare. Tra l'altro qui si potrebbe spostare tranquillamente lo stop che attualmente è su via Volta, lo si potrebbe spostare su via di Bullo, che tra l'altro è un'arteria secondaria rispetto a via Volta, e sempre aumentare la segnaletica verticale e la segnaletica orizzontale. Questo allargamento del marciapiede chiaramente ha un costo rispetto alle soluzioni che abbiamo visto prima.
Dicevamo, illuminazione pubblica, l'illuminazione pubblica, vi riporto lo stralcio di un articolo del Messaggero, incidenti stradali di notte, il 40% per sonno e scarsa illuminazione. Nel 2018 oltre un terzo incidente è avvenuto dalle 22 alle 6 del mattino, nel 20% dei casi a causa della scarsa illuminazione stradale. Quindi è chiaro che un incrocio, un attraversamento pedonale, un ostacolo ben illuminato dall'illuminazione pubblica genera un aumento di sicurezza sia per il pedone ma sia soprattutto per l'automobilista che ha una visione più chiara e più nitida di quello che ha davanti. Breve parentesi per l'amministrazione comunale, ma ormai lo sanno tutti, le attuali lampade a LED hanno un costo di installazione sicuramente maggiore, ma il costo viene ammortato nel corso degli anni per via del fatto che queste lampade hanno un consumo energetico bassissimo e soprattutto non necessitano di eccessiva manutenzione, cioè non si fulminano quasi mai. Qui l'abbiamo visto all'inizio, qui siamo in prossimità dell'hotel Giancarlo, cioè un restringimento della carreggiata in via Volta per passaggio pedoni lato ovest. Siccome c'è l'hotel Giancarlo, lungo il muro dell'hotel Giancarlo non è presente il marciapiede, si è pensato bene di spostare di mezzo metro all'incirca i parcheggi delle auto. Questo ha comportato un restringimento per quanto riguarda le due corsie percorribili nei due sensi di marcia e abbiamo 4,70 m anziché dei 5,50 m. Questo qui molto probabilmente è stato fatto perché ci sono alcuni garage che quindi qui pagano il passo carrabile. E quindi si è pensato bene che magari, siccome qui non ci dovrebbe mai parcheggiare nessuno, se i due veicoli si incrociano, quello che sta lato mare, diciamo, può passare filo marciapiede e scartare l'altra macchina che procede in senso opposto. Questa è la situazione attuale, quindi ci sono 2,35 m per auto che percorre ogni senso, il parcheggio è 1,90 m, qui abbiamo che finisce il parcheggio e qui riprende. Dove c'è questa auto di sosta c'è il parcheggio per i motorini, che occupa comunque 1,90 m. E stai sì, in prossimità dell'incrocio con via Cicerone, ne abbiamo parlato prima. Soluzione anche qui a costo zero, si fa un passaggio pedonale tutelato, quindi un'area riservata, prevedendo anche un cordolino, in questo caso addirittura si potrebbe secondo me realizzarlo in cemento prefabbricato, il classico cordolino che si vede magari che separa la pista ciclabile dalla corsia lungo il giardino del pennello dell'Aquila, per fare un esempio. Qui l'unico diciamo inghippo sarebbe quello di perdere due posti auto e un carico e scarico, ma sicuramente ne gode la viabilità perché si recupererebbe spazio e soprattutto il pedone comunque è tutelato. Scusarsi, insomma di più 8 sì. In che cosa? Alberti ah. È importante questa cosa perché no, di più di 10 c'è stato 12, 13. Perché ci abitiamo, chi ci abita, chi ci vive, chi ci lavora, è tutto un insieme che bisogna tenerlo bene. Allora, nota dolente per le amministrazioni sono le buche, questa è l'attuale situazione di via Volta, questo cratere è ancora presente. Qui siamo di fronte all'area dell'ex di Rassegno, questa qui è via Cicerone. La Cicerone forse è la più emblematica perché abbiamo nel corso degli anni una serie di interventi nei sottoservizi, quindi fognatura, acquedotto, telecom, energia, finimenta. Qui addirittura è stato rifatto un pompino con cemento anziché asfalto in superficie. Qui addirittura abbiamo la toppa di asfalto sulla toppa di cemento. Cioè quindi non si sa chi è nato prima l'asfalto, il cemento. Tra l'altro questa differenza di materiali comporta un disgregamento, non c'è collante tra asfalto e cemento, quindi
questa mia questa toppa nel giro di qualche mese e poi mi scompare di nuovo, tra l'altro tracce di interventi passati che creano comunque, lo potete andare a verificare di persona, uno stato totalmente pessimo di questa pavimentazione. Facciamo le domande come il rattoppi sono a spese del no, in privato non può assolutamente. Scusate, guarda, facciamo i video dopo, allora, questo è il titolo di cronaca, penso l'avete sentito, letto, che a Roma hanno dovuto risarcire il primo automobilista per le buche. La difesa di Roma è stata quella, le buche sono talmente un fatto ordinario che sono affari dell'automobilista se diventa una buca. Ah, vabbè, non è un esempio politico, assolutamente. Allora, qui risparmiare con le buche si può, qui ho portato a titolo di esempio una foto di alcuni operai che stanno semplicemente sigillando con del bitume a caldo una fessura. Allora, le buche si formano dove ci sono fessure, crepe dovute per i più disparati motivi, anche per lo stress suo nell'asfalto. Questo tipo di intervento ha costo zero, ma ha degli benefici indescrivibili, perché sigillando la fessura, quando piove l'acqua non entra nel sottofondo stradale, non entrando nel sottofondo stradale non va in pressione al passaggio dei mezzi, non andando in pressione non si crea la buca si crea per disgregazione dei materiali e crollo dei materiali superficiali. Tra l'altro, in via Volta e su Traversa abbiamo un divieto di transito per i mezzi pesanti, e per cui si potrebbe realizzare tranquillamente un manto di usura minimo, parliamo di 3 cm. Sulla nazionale, che è una strada statale, ce ne vogliono 5 quantomeno, perché è trafficata a mezzi pesanti. In via Volta si possono fare 2-3 cm di asfalto. Arriviamo al traffico pesante. Allora, il traffico pesante è spesso disatteso, questa è 7 tonnellate, facciamo eccezione per i mezzi della vicina ambiente, ma un mezzo da 7 tonnellate che non può entrare, ma 6,9 tonnellate teoricamente sì, diciamo, provoca una diminuzione di spazi di manovra, quindi diminuzione della sicurezza stradale e eccessivo stress della pavimentazione. Questa purtroppo la foto è controluce, ma questa è un autocarro con 2 assi posteriori, con ruote gemellate e con braccio telescopio. Questo, oltre a occupare una corsia e mezzo, questo qui a pieno carico probabilmente supera, anzi quasi sicuramente supera le 7 tonnellate. Per cui la soluzione, secondo me, più vantaggiosa sia per la sicurezza sia per la pavimentazione è quello di vietare il transito agli autocarri con massa superiore alle 3 tonnellate e mezzo. Questo è il segnale, quello che ci servirebbe. Oppure fare una serie di opere permanenti, semipermanenti, che non permettono gli spazi di manovra ai camion e quindi non possono entrare. Al di là di questi camion che avete visto occupano una corsia e mezzo, immaginiamoci sulle traverse, qui abbiamo via Ovidio, che attualmente è doppio senso di marcia, abbiamo una larghezza in carreggiata di 7,80 m, quindi dal ciglio di marciapiede al ciglio di marciapiede è 7,80 m. Per quanto riguarda invece il doppio senso abbiamo a disposizione 4,20 m. 4,20 m chiaramente esclusi marciapiedi. E se vi ricordate bene, prima la normativa ci dice che per il doppio senso di marcia ce ne servono 5,50 m, quindi qua ci manca 1,30 m per fare il doppio senso. Andiamo avanti. Via Giovinale, ancora più caratteristica. Qui abbiamo la linea di mezzeria che già lei ci dice il doppio senso di marcia qual è, però qui abbiamo una colonna di veicoli in sosta, qui ci sono i parcheggi blu, questi qui ci possono parcheggiare. Abbiamo 5,80 m per la carreggiata, per il doppio senso ci rimangono 4 m, cioè ci manca 1,5 m, questo è un doppio senso su via Giovinale. Andiamo avanti, questa è via Orazio idem, abbiamo in carreggiata 6,20 m, per il doppio senso di marcia ci rimangono 4,40 m. Anche qui abbiamo 1,10 m, vabbè, ci manca 1,10 m per fare il doppio senso.
l'omnisenso delle traverse, anche qui soluzione a costo zero, domani gli operai da molti servizi vanno e cambiano i sensi. Costo zero perché? Perché si può prevedere un doppio senso, un senso unico di marcia su una traversa da mari a monti, sulla traversa immediatamente successiva e parallela da monti a mari. Chiaramente qui abbiamo fatto un esempio, via di Bullo sarebbe da monti a mare e a cascata cambiano le acque. Questo è un esempio, si può fare via di Bullo, rimane così com'è e a cascata cambiano le acque. Pezzi di rassegna, tutela del pedone, qui nonostante il divieto di sosta di state se ne fregano, con il risultato che il pedone trova questo, diciamo, lembo di strada e di erba occupato dalla macchina, deve camminare lungo la strada, il pedone che cammina lungo la strada provoca una diminuzione di sicurezza per l'automobilista, perché se trova un'altra macchina che tiene il senso opposto, deve rallentare, si deve allargare. Soluzione anche qui a costo zero, ne abbiamo già viste, classico bordolino, plastica gomma da porre lungo la linea bianca che manco si vede più, oppure il panettone. Quindi soluzione a costo zero, qui ci rimette, qui sicuramente il pedone è più tutelato, il comune probabilmente farà meno casa, ma non so. Arriviamo all'ultima parte, e ho concluso. I volumi di traffico su via volta sono volumi di traffico stagionali ed orari. Questo che vuol dire? Vuol dire che d'estate i posti auto sono totalmente occupati, in estate abbiamo biciclette, pedoni, ciclomotori, abbiamo molte più auto che incontriamo sul senso opposto di marcia, e per cui si ha una diminuzione della sicurezza stradale sia per l'automobilista che ha gli spazi di manovra più ridotti, sia per gli utenti deboli della strada. In inverno abbiamo l'esatto opposto, ovvero la strada si svuota, soprattutto anche nelle ore notturne, ci sono meno auto in sosta, ci sono meno pedoni. Cosa succede? L'automobilista percepisce la strada più libera e di conseguenza aumenta la velocità. Aumentando la velocità mette in pericolo non solo la propria, diciamo, sicurezza, ma anche quella degli utenti deboli. Tra l'altro la velocità sostenuta non provoca soltanto insicurezza, ma anche inquinamento da smog e inquinamento acustico. Alcune soluzioni, qui ci tengo a sottolineare, sono soluzioni per dare un'idea, non sono soluzioni perentorie. Abbiamo soluzioni per mitigare la velocità, quelli che in inglese chiamano traffic calming, Narrowing, restringimenti della carreggiata, l'abbiamo visto anche prima in prossimità dei marciapiedi. L'automobilista percepisce la strada più stretta e di conseguenza rallenta. Questo, vabbè, qui ci abbiamo messo degli altri, ma questo è semplicemente a titolo così di fotografico. Come? Fotografico. Fotografico, fotografico. Questi sono i dossi, speed humps, questi sono i dossi che spesso vediamo sulle nostre strade. Questo qui sicuramente induce l'automobilista a rallentare, c'è una serie di svantaggi, non ti preoccupare, c'è una serie di svantaggi che sono sostanzialmente il costo, devono essere fatti a regola d'arte, io ancora in Italia non li ho visti fatti, grazie di Dio, perché dopo qualche settimana puntualmente compare la buca, l'avvallamento, il San Pietrino salta, quindi ci dobbiamo mettere la toppa d'asfalto sul San Pietrino. Ultimo problema, sono a norma di legge soltanto in zona 30, zona 30 che è stata istituita al codice della strada del 95. Anche qui per esempio dossi, quindi dossi, e questi li abbiamo visti nel caso degli incroci, cioè allargamento della sezione del marciapiede per ospitare gli scivoli per i portatori di handicap e qualora ciliere, aiuole, panchine o altro. Chicane. Queste servono anche per rallentare la velocità. Qui, va bene, nella foto, diciamo, sono state fatte allargando una volta a sinistra, una volta a destra, la sezione del marciapiede, ma si possono realizzare, diciamo, a costo zero, facendo come si è fatto per esempio in via Marzana, dove il comune ha previsto una sosta a lista di pesce, prima sul lato destro, poi sul lato sinistro, poi di nuovo sul lato destro, è andata a realizzare 2S prima di un incrocio semaforico, il risultato è quello che l'automobilista rallenta.
Ultimo esempio, questo qui abbiamo gli attraversamenti pedonali su praticamente materiale differente dall'asfalto e dal cemento, non attraversamenti pedonali colorati di azzurro, di rosso, che a norma, non sono a norma di legge. Questi sono fatti semplicemente con del porfido. L'automobilista percepisce una differenza di colore, percepisce che c'è qualcosa di diverso sulla strada, capisce subito che c'è un attraversamento pedonale e quindi rallenta. Anche qui però ci sono degli svantaggi, la normativa è stringente perché anche questi sono previsti solo dal codice della strada per zona 30. Un altro problema è il costo, sicuramente non contenuto, e la realizzazione che non ho mai visto a regola d'arte, l'esempio è quello dell'attraversamento pedonale di fronte a Florian, dove, se non ricordo male, sono stati preventivati 40.000 euro per rimettere a posto all'incirca 20 metri di strada. Con, se non ricordo male, con questa slide qui io ho concluso, spero di essere stato il più breve e più preciso possibile. Grazie per l'attenzione. Quando si mettono le toppe di asfalto, poi dopo diventano tutte grandiose e la buca, non si può fare un asfalto perenne, liscio, di mettere con quei tacchi già riscaldati? La buca, dopo 10 giorni con l'acqua, si sgretola. Io vi leggo quello che mi si va a fare. L'intervento di manutenzione strade da rotture sono stati fatti non da strade, ma da persone delegate a comuni online. Quindi la responsabilità dell'inefficienza è tanto stare a comuni. Perché si affida un lavoro a persone più esperte o incapaci? Oppure chi controlla? No. Oppure ci vorrebbe un controllore. Sapete che il giudizio dovuto a mettere da partire. L'osservazione quando riguarda le volte, quello che stanno detto, qualche altro elemento, qualche cosa. Solo un chiarimento. Allora, la volta viene rifatto il marco stradale. Il doppio senso non viene tolto, non esiste. Ecco, il marco stradale è importante, penso che sia di 2 centimetri, 2-4, è importantissimo. Gestiti per l'immondizia, magari un palo sì e 3 pali no, servono, perché io sono a spazzini di mezza via rosa e c'è chi lo può testimoniare. Abbiamo un'attività, siamo in crisi, l'illuminazione, il cimitero con i lumini da 50 centesimi è più illuminato. In mia volta tutti gli anni d'estate cade 2 pensionati, e poi voi lo sapete meglio di me perché poi mi fanno ricorso, sulle buche, sui marciapiedi, sulle mattonelle. Io parlo solo di quel tratto dove sto io. Ragazzi, via volta San Benedetto del Tronto turisticamente è nato in via volta. Io sono arrivata 47 anni fa e era già turistica, abbastanza. E lì adesso è diventata la più presente, la strada si può andare in bicicletta, io l'ho visto, non posso andare in bicicletta, in via volta non posso andare in centro, perché mi si sconquassa. Indipendentemente io posso fare anche, io parlo turisticamente, anche per noi che ci viviamo, un po' di decoro, d'inverno
è nero come lo carbone, l'estate è nero come il carbone, e se lo prendi con quei bidoni maledetti dell'immondizia, tutti che passa in moto con le macchine e buttano i sacchi là, caricano tutto. La pastiglia, io non dico di spenderci decine e decine di mila euro, le lampadine, un manto di cattura di 3 centimetri per dare all'estata, tutti sì, che si chiamavano, poi dopo, le teoriere, la bambina. Facciamo un attimino, sei stata chiusa, scusami. Allora, allora se sono stata chiusa. Altre domande per stessa volta? Perché anche il 31 unico. Assolutamente no. Ti rispondo io a posto del vice sindaco. Assolutamente no. C'è stato un manifesto a livello giornalistico. Che mai nessuno del comitato ha parlato di centro unico in via Volta. Noi abbiamo parlato di centro unico nelle traverse perché per quei motivi che avete notato successe. Mi è mai capitato di andare via Orazio d'estate con due macchine della macchina dietro. E se capita sempre, quindi sono via. Sì, però è anche vivibile. Sì, ma non è a norma ed è anche vivibile. Via Volta fa è il doppio segno, una cosa sia, che tutti quanto vogliono e rimane così, a meno che. Quindi non è mai c'è da parte nostra, non è stata mai detto o proposto al comune, vogliamo il centro unico. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto il dottor per penso ha fatto veramente un lavoro egregio, bello veramente impostato dal punto di vista sia dal punto di vista sia normativo di impostazione veramente bello. Queste sono le cose che a noi in amministrazione servono perché riusciamo anche a vedere però i conti avere una valutazione diversa esterna rispetto a quello che magari vediamo. Partiamo da quindi facciamo gli asfalti. Allora, gli asfalti quando ci siamo visti l'ultima volta, che era praticamente a marzo dell'anno scorso, un anno fa, che facevo questa riunione, dicevo e prendevo alcuni sugli asfalti. Dicevo che sulla volta avremo innanzitutto asfaltato la parte finale, quella che va verso sostanzialmente il Coco Bar andare via Miglio. Quindi l'ultimo pezzo, avremmo poi sistemato tutta quell'area est di fronte all'estero del Tirassegno e l'avremmo fatto con una programmazione che noi abbiamo messo in bilancio di 600.000 euro per gli asfalti di tutta la città. Con il tratto ovviamente finale che avremmo caricato sulla zona di Via Volta. Quindi avevamo detto che ci abbiamo impegnato per fare l'ultimo tratto dall'area del Tirassegno verso Via Virgilio. E in più dicevo pure che c'è un'area su Via Virgilio dove oggi esiste il cantiere sostanzialmente della famiglia Straccia dove stanno facendo quel residence, quello è un'area sostanzialmente di proprietà del comune che è stata ancora in sito l'occupazione di suolo pubblico, quindi tutti i cantieri, e fino a che non ci liberiamo di questa occupazione non possiamo intervenire quindi per asfaltata e creare ulteriori partiti. Questo per quanto riguarda l'asfalto. E questo lo faremo. Ovviamente nella nostra delibera comunale che è stata votata e che avete visto sui giornali è previsto un asfalto di 300.000 euro in diverse zone della città e quindi è prevista anche come unico insediamento, come unico intervento su Via Volta questo tratto di asfalto. Perché però dice
dire un'altra volta, non perché non vogliamo fare tutta la strada, ma perché nella nostra condizione mappatura che abbiamo fatto con gli uffici e anche queste agli atti che dicevo l'ultima volta, è stato dato un grado di valutazione di pericolosità su tutte le strade di San Benedetto e abbiamo dato dei codici simbolicamente per indicare il grado di maggiore consumo, di maggiore gravità, codice 5 a codice 1. E sostanzialmente il nostro stato di 600.000 euro, purtroppo sono solo 600.000 euro, però niente non sono e quindi tra tutte le strade della città abbiamo inserito solo l'ultimo tratto di via Volta. Questo come primo stralcio dei 600.000. L'amministrazione ha intenzione di iniziare ovviamente questo stralcio ad aprile, appena insomma, il tempo ci permette, i soldi sono stati liberati e votati e quindi faremo questo primo a 600.000. Nella seconda programmazione, che intenderemo fare dal 19 e il 20, possiamo riconsiderare eventuali ulteriori zone da inserire per ottenere una sorta anche di continuità di riforma sulla via. Al momento l'unica cosa prevista è solo la parte. Poi dicevo pure di voler modificare e cambiare l'illuminazione pubblica su via Volta. Perché? Dissi l'anno scorso che era in atto una sorta di valutazione e di riscontro oggettivo, concreto, con la società che gestisce la pubblica illuminazione, che è la CPL Concordia, con la quale ha vinto una gara pubblica e ha una sorta di riserva, di garanzia, di contratto fino al 2036. Ovviamente, questo è un contratto, ha avuto una durata molto lunga, tant'è che l'abbiamo ripetuto più volte, noi paghiamo sostanzialmente per questo servizio una cifra pari a 900.000 euro annui per il servizio di pubblica illuminazione, ma ogni anno abbiamo trovato da 3 anni un po' quando siamo insediati, ma già da prima, un buco minimo di 200-250.000 euro l'anno. Perché i punti luce inizialmente, sostanzialmente finali, sono 9.000 e il contratto stipulato ormai 10 anni fa non era più sufficiente a prevedere che cosa? Il costo dell'energia, perché questo è un contratto che viene fatto sostanzialmente con una base fissa, in più c'è il calcolo del consumo di energia che viene riparametrato e ricalcolato ogni 3 mesi, perché il costo dell'energia ovviamente è così. Quindi siamo trovati l'ultimo bilancio, non più di 6-7 mesi fa, c'è l'assessore che ce lo può testimoniare, a dover sostanzialmente pagare e sanare un debito per adesso di 1.300.000 euro. Cosa che in avanzo pubblico dell'amministrazione abbiamo utilizzato questo avanzo pubblico per pagare dei debiti. Ma questo che significa? Che ci ha dato lo spunto per fare una considerazione seria con anche dura con la CPR, dicendo guardate, noi così non possiamo andare più avanti, abbiamo davanti ancora tantissimi anni e se ogni anno li mettiamo tanti soldi per avere un servizio che sostanzialmente oggi possiamo considerarlo un po' sotto la media, forse è il caso di sederci a un tavolo e di ragionare. E così abbiamo iniziato a fare. Tant'è che la nostra proposta era stata proprio quella di chiedere a CPL una sorta di cambio di tutte le luci, tutta l'illuminazione, mettere le luci a LED, così stiamo quello orizzontale di illuminazione bianca, che è corretto quello che diceva il dottore nella sua relazione, ci permette di avere un risparmio di consumi molto elevato, quasi del 40%. Quindi effettivamente è una soluzione valida. Purtroppo c'è un contratto di mezzo. Questo è un contratto, quindi noi ci troviamo di fronte a una bimorcazione. Dobbiamo scegliere se impugnare quel contratto e quindi pagare una sorta di penale, no, una sorta, pagare le penali, che sono molto care e dolorose, oppure se trattare con loro e arrivare a una sorta di soluzione. Lo stiamo facendo. Il progetto sul quale stiamo lavorando è quello di scaricare tutte le nuove persone, i pari di illuminazione. Certo, è un sacrificio economico da una parte e di investimento dall'altra. Perché? Perché andare ad applicare le penali e quindi risolvere quel contratto e andare a trovare un nuovo gestore ci implica un esborso economico non indifferente, però magari nell'immediato una soluzione a 10 anni che ti permette di avere una soluzione diversa, immediata, veloce, quindi mettere sulla base di gara una sorta di valutazione migliorativa dove si dice io risolvo il contratto, faccio un nuovo contratto con un gestore, però voglio nell'arco di 2 anni 9.000 pari di luce nuovi, non pari, scusate, 9.000 illuminazioni nuove.
oppure dall'altra cercare di fare lo stesso trattamento con loro che sono già i gestori. Siamo arrivati ad una sorta di definizione, che dovremmo chiudere veramente a brevissimo, e diciamo che l'idea di massima in questo punto rimane quella di continuare con loro, quindi con la CPL, ed arrivare a una sorta di scontistica che ci permetta comunque a loro di cambiare pari e a noi di pagare di meno sulla bolletta. Quindi questo è quello che stiamo facendo. Tant'è l'esperimento è stato fatto non su Via Volta, ma è stato fatto imposto dalla questura di Tancosta per la partita dello stadio, è stata fatta sul Viale dello Sport, dove addirittura il prefetto e il questore hanno ordinato per motivi di pubblica sicurezza la sostituzione immediata di tutte le lampade per motivi di sicurezza, e quindi che le telecamere su tutto il tutto dello stadio devono, per poter riprendere, devono avere un'illuminazione adeguata, e quindi la prova è stata fatta lì ed effettivamente è una prova che ha superato tutti i canoni e tutti gli schemi valutativi più stringenti da parte della pubblica sicurezza. Quindi dicemmo pure, sempre a marzo, che se avessimo risolto questo problema, la via sulla quale fare l'esperimento prova, che poi è stata superata da quella di Viale dello Sport, sarebbe stata Via Volta. E quindi, nel momento in cui risolveremo questo contratto, la prima via sulla quale iniziare a mettere il sistema di illuminazione quindi a LED è sicuramente Via Volta. Avevamo anche detto di intervenire, e siamo intervenuti, con la riapertura del varco del lungomare, tant'è che i varchi chiusi erano tre, e abbiamo riaperto immediatamente l'anno scorso togliendo dei parcheggi blu. Comunque penso che sia stata una scelta positiva, valutata un po' oggettivamente da tutti, perché effettivamente chi per girare sul lungomare effettivamente si percorrevano tantissime centinaia di metri, e quindi c'era una sorta di come si dice, di scompenso da parte dell'automobilista per invertire la rotta, e la marcia doveva fare più del necessario. Aprendo questo arco c'è stata una sorta di il traffico è stato molto più fluido e più snello sicuramente. Avevamo anche detto di aggiungere i cestini, purtroppo ne abbiamo aggiunto solo tre. L'anno scorso, ma dici quanto costa? No, facciamo la bolletta, mia volta ci mettiamo noi. Non è un problema di costi, figlio mio, basta che ci rifai picca. Basta che ci fa la punta, perché li appendiamo noi. Vediamo nell'ottica della qualificazione generale di intervenire maggiormente. Per quanto riguarda la valutazione sulla strada, una volta il dottore è stato chiarissimo. Penso che, anzi, acquisiamo gli atti di questo documento, e ci dice una cosa importante, che sostanzialmente della metratura, della larghezza, della lunghezza, che ci dice il codice della strada, effettivamente il più delle volte, quasi mai, riusciamo a rispettare, sia sul doppio senso, sia sul parcheggio e sul retro. Quindi io non mi fossilizzerei in senso bonario su quello che prevede il codice, perché altrimenti questa è la strada che da domani mattina dovremo teoricamente mettere a senso unico sia la Via Volta che anche le strade parallele. Quindi ragioniamo bonariamente su come riusciamo a superare questo impasse, no? È stato fatto anche un ulteriore intervento, è stata la riapertura, chiamiamo così, propriamente del parcheggio dell'area che sta di rassegno, perché per troppi anni era rimasto chiuso. Invece, grazie all'intervento sia degli uffici competenti che da parte della Marina Militare, siamo riusciti comunque con un accordo a tenerlo aperto d'estate, e continueremo anche per le prossime estate a tenerlo aperto, cosa che dà la possibilità a tanti turisti, certo, residenti, a tante persone, insomma, avventori che vengono al mare, di trovare una sorta di, chiamiamolo una sorta, perché effettivamente di parcheggio non è segnato a terra, non lo possiamo chiamare, ma abbiamo ad esempio l'ambante qui esattamente a 20 metri, quindi anche lì siamo riusciti a trovare una sorta di... Vabbè, ma non c'è confronto. No, per verità, anche però nel tirassegno, fate un po' decoroso, le parci che ci sono. Oltre per gli ospiti, ma ci sono i residenti, sì. 365 giorni all'anno, per cui fatelo più accogliente. Io non vi dico di mettere il frate inglese, però le facce che sono... No, quello di Via Volta, sì.
No, però quella non è un'area comunale. Ho capito, però quando sto dichiarando di volontà da parte di tutti, è quello. Area comunale o no, non potete dire abbiamo riaperto, ma metterlo in condizioni decorose per chi viene e per chi ci abita. Cioè, se no, no però, è una schifezza. La domanda è interessante, però bisogna anche capire perché non riusciamo a fare determinati interventi. Quello è un'area, noi possiamo intervenire sotto l'intervento. E ogni volta che lo apriamo l'estate, interveniamo sia l'apertura del cancello, quella barra che è stata messa, sia sulle pulizie, e ovviamente una proprietà, non essendo nostra, non abbiamo date servizio a noi. Ma vi coordinate con qualcun altro. Lei deve anche capire che per aprire questa cosa e coordinarsi, come lei dice, con gli organi della proprietà, non è cosa facile, no, nel senso che è demanio, francamente, per ogni singola cosa non riusciamo ad intervenire come vorremmo. Lei ha portato l'esempio di questo qua, avete esternato bene tutti quanti a chiedere il parcheggio, una tabella parcheggio per indicare alle persone che vengono. Se devono mettere poi fate venire i vigili e quelli che parcheggiano poi li fate la punta. Il vino di sosta, cazzarola, sono stati spesi anche 500 euro o a costo zero. È stato chiesto dalla vita che viene chiesto il parcheggio e nessuno lo usa. Cioè, mi sembra sensibilizzati anche residenti. Le stiamo perché non possiamo mettere la tabella che gli dice di fronte parcheggio perché ad oggi quello dà. Ho capito. Allora, purtroppo è così. C'è il caos comunque. Torniamo. Io capisco il caos, però chiudetelo. Capire che non posso mettere la tabella da parcheggio perché il parcheggio non è. Ma che è questo cretino? Però sicuramente arriviamo. Ma chi è? Non è un cretino. Ma che chiude il parcheggio di qui alla chiesa, scusi, che qui alla chiesa è stato fatto tanto per far aprire questo parcheggio, lo chiude? Ma allora perché gli fa chiudere il parcheggio, scusa? Ma lei non ci abita, non sa cosa succede. Il signore ha detto che per avere una strada, in questo senso ci vogliono quanti metri? Sì, ho sentito. Noi abbiamo una strada che non arriva neanche a 5 metri, c'è il doppio senso. E si continua a parcheggiare a destra e a sinistra. Stavamo parlando di chiudere il parcheggio. Io dicevo, ma che parcheggio chiude? Una piazza vuota, la chiudete qui, le dico. Il signore stava dicendo, chiedeva di chiudere il parcheggio. Io gli ho detto, ma cosa schiude? Basta, tu. È stato lottato una vita. Perché è una questione che comunque ho seguito personalmente, quindi conosco direttamente quella dell'area demaniale, non della Marina, quello è del Ministero della Difesa, l'area ex Pirassini. Allora, lì succede, e davvero io potrei scrivere un libro sulla vicenda che ci ha consentito di utilizzare quell'area come parcheggio. Voi sapete qual era la situazione, il signore, non so se lei dove vive nel quartiere? Qui. Ah. Perché allora lì io parlavo di decoro, lì c'era una situazione, parlavo di decoro. Dove io a 50 metri ho la carta lì c'era una situazione di degrado che chi è del quartiere se lo ricorda, una situazione di degrado incredibile, davvero con pantegane. Rettiche, due metri di erbaccio, pure nell'area comunale. Ora però succede che risolvere la questione è stato veramente frutto di una tenacia impressionante, tant'è che il direttore del servizio patrimonio del comune
mi disse, quando il sindaco lo mise proprio come priorità, guarda, faccio una scommessa con te se si riesce a risolvere il suo problema, perché era una situazione irrisolvibile. Si era creato anche un rapporto conflittuale tra il Ministero della Difesa e il Comune abbastanza acceso. Questo ve lo dico come curiosità. Quella questione si è risolta grazie ad un funzionario del Dipartimento del Ministero della Difesa di Pescara, che si chiama Iannucci, che noi ci mandiamo gli auguri a Natale, lo allisciamo e tutto il resto, perché ci consente, facendo una forzatura in un'area che è stata assegnata in un'altra pubblica ad un soggetto privato, per il quale sono decaduti i termini, quindi forse perde la caparra, ma c'è ancora un contenzioso in corso, di avere la disponibilità di quell'area con un costo minimo. Noi dobbiamo soltanto occuparci dello sfalcio una volta all'anno, che costa un 2.000-2.500 euro la comunità di San Benedetto, e ci danno quella disponibilità da giugno a settembre. Ora, che cosa succede? Quello che voglio dire, ed è un'esortazione che faccio anche con una simpatia al Presidente, che in un paio di occasioni è uscito sulla stampa dicendo lì ci vorrebbe, come diceva il Signore, un tappetino d'asfalto. Io ve lo dico, ma per l'interesse di tutti i residenti, è pericolosissimo dichiarare pubblicamente cose di questo tipo, perché può far alzare le orecchie e al proprietario dell'area, Ministero della Difesa, e al soggetto privato che è in contenzioso con il Ministero della Difesa, che come sentono parlare di un intervento anche di qualche camion di Brescia, non ci consentono più di avere questa quest'area, per la quale addirittura non ci fanno pagare nemmeno il caro nei demaniali. Quindi una situazione veramente, teniamocela a casa, perché ogni anno è una battaglia che si rinnova. E per quanto riguarda invece la pulizia dell'aria, che è sicuramente, io lì ci passo tutti i giorni, addirittura al Signore, se ci fa caso domani, addirittura che la parte ovest, no? Quella di là della strada, io, se ci va domani con una pallina, ci gioca a bordo, c'è un pranzo da bordo, quindi è molto curata l'aria, e rispetto al passato possiamo dire che è curatissima. Tuteliamola, stiamo già attenti e non parliamo di queste cose sulla stampa, perché se no ci giochiamo un'area che ci dà 300 posti auto nel periodo della stagione estiva. Va bene. Il problema, la domanda che mi chiedeva sui libri, sentite? Sì. Mi chiedeva sui libri delle strade, ovviamente su molte. Senti. Su molte strade abbiamo visto che le strade sono totalmente disestate, con delle toppe, delle pezze, degli interventi fatti non si sa come, quindi asfalto, delle buche ricoperte. Molte, quelle strade dove sono oggetto di numerosi interventi di soccorso, quando interviene l'ERTA, quando interviene il CIP, quando intervengono tutte queste società, loro da contratto hanno con noi la possibilità ovviamente di rompere e quindi andare sui sottoservizi. Dopodiché, sempre da contratto, devono ripristinare il manto stradale. Ovviamente quello dei ripristini è diventato un caso, un problema, perché ovviamente attaccano solo la buchetta, oppure fanno la strisciatina d'asfalto, ma rovinando tutto il resto. Quindi da lì sono in atto, tra l'altro, numerosi contenziosi da noi e le nostre società, tra virgolette, partecipare, però anche lì a fine anno facciamo una sorta di compito dove, tolta la prima battitura, che non era possibile, si mette l'asfalto a freddo con il battitore, a fine anno chiudiamo questi infiniti contenziosi che ormai sono da anni e alla fine vediamo di investire le stesse somme sulle stesse strade, cosa che è stata fatta, ad esempio, ci avete l'esempio la Banca, in centro a San Benedetto, dove via Giovanni Milesimo, via Moretti, tutta la quadrilatera, via Montattoni, che è stata fatta l'anno scorso. Montattoni è cauloso, perché per due mesi
Tu la rotta non ci avessi neanche l'asfalto con la battigione, come dicevi, ci passa tutto il giorno la bicicletta e ti fai vedere tutti i bambini. Cioè, il contenuto sull'acqua non sono su questo. Questa è una cosa vergognosa. Dopo 10 anni, ho fatto schifo, 2 mesi di asfalto. Occupata da residenti strutture di incentivo, da attività varie e quant'altro, che però al centro unico. Quindi, perché magari dite sì, una volta no, oppure chieste sì e di no? Cioè, se noi prendiamo le 3 vie che a ridosso del lungomare, l'unica che in presenza è via Volta, che non ha il tempo che il sistema di fare da mentre le altre invece. Io a nome di parecchi, è una domanda che vuole essere perché non voglio nel senso perché sono attività commerciale perché tutto diventa una via quasi per errore è scappato qua non dite che si voleva il giorno del compagno di me ma gli abitanti vogliono però è fuori legge se succede qualcosa è fuori norma stiamo dicendo che è fuori norma però mi sembra che l'assessore abbia detto se succede qualcosa non so chi fare mi si può passare siamo disposti a delegare la sicurezza per il guadagno di alcune attività commerciali. Cioè, signori, io abito in via Volta e una settimana prossima è stato un incidente, mia nonna 10 anni fa si è investita in un'attrice pedonale. Cioè, io vorrei capire, nel 2019 dobbiamo tutelare alcune attività o assolutamente al cittadino, ma soprattutto con la base dell'assenza di requisiti tecnici. Beh, è grave questa cosa, mi permetto di fare un cambio. Io prendo atto della sua richiesta, che trovo tra virgolette legittima, perché è abbastanza per gli occhi a tutti, come prima ho anche detto, cioè se i livelli previsti sono forti, noi siamo ampiamente sotto, alcuni erano 1,50 m, diciamo questo. Facciamo questa analisi, questa valutazione, elaborato prodotto dal capitano di quartiere e dal dottore, noi ovviamente lo ricerchiamo e lo consegniamo immediatamente all'ufficio di attività, dove c'è un comandante dei vigili urbani, c'è un ufficio preposto, che analizzeranno quanto prodotto, dopodiché faranno le conseguenze che hanno preso nel caso. E non sono sicuramente io a fare una cosa contro norma per interessi particolari o generali. Se la norma deve essere rispettata, troveremo il modo di analizzare queste letterature, queste valutazioni, dopodiché discuteremo ovviamente sicuro che non possiamo fare. Il discorso se uno va a Merri probabilmente sarebbe si può pensare oppure se devono tutti parcheggiare ma non dico per la cosa in questo senso, lo dico perché in generale la sicurezza sulla strada o la facciamo tutti o
sicuro si chiudono per tutti, se uno comincia a farcelo, io passo di tre vie, cioè il parcheggio c'entra per la macchina, per la possibile, per la senza. Paola, stai zitta. Siete zitti quest'anno. Ma al di là di questo, passo così, cioè. Perché zitti, tutti zitti, poi tutti zitti. È una situazione che io mi fanno totalmente che io non so. Poi c'è quell'altro, è qui un altro particolare, qui siamo proprio a ridosso. Qua ci sta l'evoluzione, poi inizia l'area verde della palestra. In quel punto lì è molto pericoloso, e qui c'è il parcheggio, e poi ci sta questi 20 metri senza... Sono stati messi le piante, poi i lampioni, insomma, la pianta è cresciuta e la pianta è cresciuta. Ed è pericolosissimo, sempre le macchine. Non c'è una pianta, come mai? Avete recitato tutto il blocco di case. Non è possibile da sempre le carabine arrivare a lì. Ma guarda, scusa, faccio una cosa, per contare con la carabine, che io non ho più. Anche se aspettate un attimo, parliamo pure di quello, Dopo ti fai. Forse tu ti riferisci a questo. Anche questo. Sì, comunque guarda, io qui siamo con il quartiere. Però io ogni volta dalla partita anche il marciere di siete capaci di poter vedere queste cose. Andate, questa la strada perché non può un po' succedere di mangiare. Quella è un'area di una nostra attività, ma proprio nel territorio secondo me non fa la gente della passata meglio. Allora, buonasera a tutti, è stato anch'io dopo il lavorato. Quando riguarda la via San Teodecimo, questa ti ricordi, proprio in questi giorni alla luce anche delle comunicazioni fatte dal presidente, stiamo raccontando. Qui c'è una rete che qui va a dire tutte quelle che pulire tutti con l'acqua di persone di livello, quindi qui abbiamo fatto pulire quanto poi verranno ripristinati tutti i corpi in maniera lineare. Allora, ripristinato e verranno anche un attimo. Ieri io personalmente con la bicicletta, era siccome i corpi non sono fissi, ce n'era uno in mezzo alla strada. Il corpo è sceso e l'ho rimesso accanto, visto che se ci passa uno per la bicicletta o con un motorino, però, proprio per evitare questo. Io mi sono fatto carico alle ossa, per metto la stavo dicendo. No, perché è capitato proprio ieri. No, ma questo è. Proprio questo è quello che è successo ieri. Allora, via San Teodecimo, appunto, di concerto con il direttore dei lavori pubblici, che ci ha
per certi aspetti con la Prati, con le Arrivette, quindi anche perché saremmo andato il caso, e stiamo progettando appunto l'intervento per ripristinare i cordoli, ma questa volta verranno fissati meglio, chiaramente con una base alimentizia degna di nota che permetterà di bloccarli, quindi per evitare anche quello che il signore ci suggeriva, di trovarli poi in mezzo di strada e quindi essere anche pericolosi. Per quanto riguarda la staccionata, nei prossimi giorni comunque sia stiamo programmando di ripristinare la staccionata, innanzitutto quella vecchia via Togliatti, non gli era punta, dove è stato lanciato in un punto che c'è stato un sinistro, e poi ripristinare anche un pezzo che si è rovinato nel tempo, tutto sempre nel tratto tra via Virgilio e via del Pallante, quindi tutta quella zona lì. Per quanto riguarda invece questo, quello che ci ha fatto vedere prima, via Togliatti, che è questo anno di 20 metri circa, che è stato il parcheggio che è stato creato, e, esattamente, e poi l'area che porta alla palestra per intenderci, qui possiamo valutare appunto di fare un intervento, ma qui la staccionata dovremmo vedere o una staccionata oppure una rete, per vedere di mettere proprio con dei grandi sarebbe a macchine, a zero, oppure però la dobbiamo ripetere, i visti in quanto staccionati e in via del Via Togliatti fino a via del Pallante. Questo adesso ne ho parlato proprio questa mattina, alla luce insomma no, del fatto che la sera dovevamo discutere determinate questioni tra cui questa era così. Scusate, e quindi è un terreno privato? No, questo qui no, il terreno privato di cui parlavamo prima, non è quello che ha condotto i mezzi stazionali. Privato. Questo non è, non è. No, non è comune. Da quello che so io non è. Così come non è per comunale il terreno di cui parlavamo prima, di vicino al dosso di via dello Sport. Quello che è una società privata è quindi noi puntualmente sollecitiamo, sanzioniamo, mandiamo i vigili e poi riusciamo portarti, insomma, a poter intervenire direttamente a volte con il quale troverà l'aria. Però siamo conto che quella tutto l'interno che si è creato sempre il di cane non è un impatto, anche per una questione di sicurezza delle cose. Quindi è chiaro che però voglio dire una cosa che noi cerchiamo di attenzionare continuamente con il fine della rete, con la parte di e con la polizia municipale per le varie sanzioni, perché chiaramente è evidente che qualcosa non fa. Sempre su via Togliatti, per poi ci sta un piano che così quello è il terreno del comune. Allora, lei parla di in curva? No, in curva. In curva c'è lungo la via, subito dopo se le mettete immagino il cerchio. No. Ecco, sì, questa. Subito dopo, ecco, lì dopo comincia tutto quell'albero che ci sta, subito dopo ci sta, l'erba che c'è già di no, poi c'è il bianco. Allora, quello fa parte del giorno e del giorno. Anche perché quello è fatto là, c'è di saltare. Allora, no, tutto è un'altra. Scusate, adesso facciamo... Io volevo passare appunto qui del diritto statuto giudiziario. Giudiziari, vogliamo prendere un attimo? Allora, un attimo, c'è pure questo. Allora, scusa, io ci sono, siccome questa zona, la zona PEP, quindi sono stati giudiziari all'epoca. Esatto. Quindi parecchi hanno fatto domande per il riscatto, facciamo una cosa, c'è uno interessato che ci loro vogliono riscattare quest'area, siccome è un problema che riguarda, non che riguarda Luca, ma che riguarda tanti. Buonasera, mi chiamo questo quartiere da circa 30 anni. Il problema che si presenta è questa è un'area, cioè un quartiere che è stato edificato con area aperta. Quindi edilizia economica popolare e di conseguenza che cosa comporta? Comporta che il comune ha il diritto di superficie. Questo diritto di superficie comporta a noi
ci abitiamo, soltanto la proprietà. Il terreno è del comune. No, il diritto di superficie è a vantaggio del comune. Ma il diritto, certo, il diritto di superficie ce l'ha il comune per 99 anni. La proprietà di questa terra per 99 anni. Dopodiché o viene rinnovato o c'è riscatto. Questo che cosa comporta? Comporta le regole sociali. Uno vorrebbe riscattare questo diritto di superficie. Che cosa deve fare? Perché, in poche parole, noi vogliamo rendere e non si può vedere che c'è la prelazione della parte comune o il comune che stabilisce il prezzo. Se vogliamo affittare, dobbiamo affittare a persone che devono avere determinati requisiti, o quando dobbiamo venderlo anche a quelle persone che hanno dei requisiti per distribuire la legge. Per cui tante persone vorrebbero fare questo passo, darsi che c'è la possibilità di una legge, la 448 sembra del 98, che dà la possibilità a chi ci abita di riscattare questo diritto. Siccome, se non erro, un anno fa sul giornale Combattito Comune aveva affrontato questo problema, noi che ci abitiamo vorremmo sapere a che punto è questo lavoro, questa trasformazione, perché il comune non dovrebbe fare nient'altro che una trasformazione per ottenere il diritto di superficie e il diritto di proprietà. Che lavoro stare facendo, a che punto siamo e che cosa dobbiamo fare chi ha intenzione di riscattare. Questo è il problema, perché questo è uno scarto. Cioè, ho visto ultimamente in giornale che dovete fare diversi lavori, servono i giorni. E questo è un modo per cacciare dei soldi, no? E noi sistemiamo, acquisiamo direttamente la proprietà e togliamo il vincolo che abbiamo. Vi posso dire questo, che circa un anno fa ci fu la delibera di giunta di indirizzo affinché gli uffici redigessero un regolamento proprio per disciplinare meglio questa situazione, perché sono diversi gli immobili di edilizia popolare e pubblica che sostanzialmente dove c'è il diritto di superficie viene per persone appunto residenti, ma il diritto di proprietà rimane per sé. Proprio per poter da un lato disciplinare meglio questi rapporti, dal lato avere la possibilità di introitare le risorse, soprattutto in conto capitale, quindi per gli investimenti che ci permetterebbero insomma di poter fare degli altri opere e quant'altro, e questo è un punto di vista di indirizzo che ci dice di fare questa operazione. Il regolamento è in parte embrionale, perché comunque qui ha l'ufficio semato, nella società medicinale, non sbaglio, che sta lavorando. Non è ancora completato, ma chiaramente lì poi il regolamento si viene proprio a disciplinare le modalità con le quali presentare la domanda e poi i criteri che verranno adottati. Quindi diciamo che siamo a buon punto, ma non ancora terminato il regolamento. Speriamo di poterlo licenziare il prima possibile, perché questo ci permetterebbe da un lato di poter soddisfare tanti clienti, perché sono tanti hanno chiesto informazioni su questa possibilità, non solo in questa zona ma anche a Porto d'Arco, sono diversi immobili, appena arrivata a tutti, quindi riguarda tutti, praticamente riguarda chi era anche di scelta, i rapporti di comunale, le situazioni finali sono uguali, e non è solo in questa zona. L'unica cosa che noi stiamo facendo è fare questo nuovo regolamento che prevede da circolarmi a questa parte con il legge dello Stato di mitigare il costo di
riscatto, perché in base a questa legge dello Stato non riusciamo ad abbattere il costo di riscatto tra una forchetta massima tra il 50 e il 60%. Però si inseriscono tante tipologie, perché innanzitutto sul territorio di San Benedetto ci sono 5 zone per ex circuiti, Stato, Istituto Autonomo Case Popolari, poi Pesno. E l'ERAP, ed ogni tipologia prevede un'applicazione di normativa diversa. Quindi noi abbiamo dato questa delibera di giunta che denunciava l'assessore proprio per dare l'indirizzo della giunta a che si porti a compimento questo regolamento. E stiamo disciplinando zona per zona le modalità del riscatto. Quindi un lavoro che a noi presumibilmente porta alle casse dell'ente tanti soldi, però bisogna disciplinarlo bene dato per caso, perché altrimenti oggi le fanno semplice richiesta di riscatto, vengono fuori delle cifre che francamente le fanno passare la voglia di riscattarla, perché è come comprare due volte. Quindi, proprio per mitigare questo costo, esattamente, ci stiamo mettendo nello sbianco questo valore penale, però poi ci sono i diritti perpetuo, determinati contratti ed atti fatti a illodito tempo che non riportano esattamente, ci sono alcuni casi per alcuni di voi che sono già venuti in ufficio per ragionarci, la balisciamo bene. Ecco, poi ci sono. Se uno vuole vendere l'appartamento, c'è un limite di vendita. Oltre quello si paga un ulteriore danno. Quale motivo? Non è previsto. Perché